si è capito di rimanere. Ah. Totale che non è fuori più, perché lì sì. Allora con i miei amici abbiamo deciso di fare qualcosa. Allora, combinazione, dice un Garrei che era stato scardinato da noi e dall'altra parte l'hanno strappato fuori e l'abbiamo buttato giù dentro. Però l'altezza talmente alta che era ripido, quindi non potevi scendere. Allora siamo andati, abbiamo preso dei rami lunghi e con quei rami mi sono calato dentro. Notare che dentro c'era circa mezzo metro di acqua fatta e quel cane era dentro, no? Quindi al momento come sono sceso, quel cane lì è scappato perché nel frattempo, prima che cercavamo, quando ci ha visto il cane, ha smesso di abbaiare, non so. Allora poi noi andando in giro a cercare, diciamo, il re, andavo via, il cane tutte le volte che andavo io abbaiava. Quindi come dice, mi lasciate qua solo, tu capi. Allora niente, buttato dentro, vado dentro e mi calo dentro, come da una parte devo tenere sto bastone lungo per buttare dentro, e dall'altra parte al momento è scappato e mi sto cercando il bastone, poi ho capito che avevo per salvarlo, è venuto vicino, l'ho preso sotto qua, i miei amici mi hanno spinto fuori, sono uscito con il cane, l'ho lasciato giù. Al momento ho fatto 3-4 passi, e uno dei ragazzi si è messo a abbaiare, poi è tornato, abbaiato davanti a me, perché ti ringrazio, ha guardato dove era dentro e poi se n'è andato. Lì, a pochi centimetri c'era una cascina, che dovete mettere il cane. Il cane è ringraziato. Da questo ho ricevuto più ringraziamenti da un cane e da delle persone. Quindi queste sono le storie. Poi ho fatto un altro salvataggio, questo qua, su un ghiacciaio. Ho tirato fuori una persona da guardare in faccia. Ma lui ci ha parlato sì. Questo circa 25 anni fa, era un mese di luglio, eravamo sul ghiacciaio, io posso spesso sciare sul ghiacciaio, so perché era Malenco, il ghiacciaio del Cercen, che è il ghiacciaio sotto Bernina, circa 3.500 metri a terra. Tutti gli anni quando eravamo su, andavamo sempre a fare questa esibizione, con spalle di sci, camminavamo sul ghiacciaio, andavamo su oltre Moggia, Cima Entova, quindi con gli sci facciamo il primo pezzo con l'impianto, poi circa 2 ore camminare e andavamo sulle varie cime. Però ho deciso la sera prima, con 7, 8, 9 persone, mattina di salire sulla cima a Tremoggia. Cima Tremoggia che è sopra il rifugio. Allora mattina alle 8 sono partiti tutti, c'era anche uno, i miei amici di corso, tra l'altro, con la figlia, e eravamo una decina. Ci mettiamo tutti in fila, davanti c'è il mio amico che è la guida alpina, dietro c'erano due o tre persone, io a metà, e dietro c'è un altro che l'aveva fatto diverse volte per tenere insieme lui. Quindi eravamo circa 12 persone. Saliamo quasi alla cima della Tremoggia, praticamente passa la guida, passa altre due persone davanti, davanti a me c'era questo signore che era abbastanza grosso. Tanto sparisce. Ho visto entrare fino qua, poi da qua è andato sotto completamente. Non vi dico panico, perché c'erano anche dei ragazzi con noi, c'erano altre persone. Fortunatamente la guida alpina, che era abbastanza pratico, ha avuto il sangue freddo, fermati un attimo qui non si muove nessuno, perché se il ghiacciaio, se il crepaccio si estende è facile cadere dentro tutto. Allora ci siamo fermati e abbiamo guardato dentro il crepaccio. Fortunatamente eravamo quasi alla cima e il ghiacciaio faceva una mezza curva, quello e si stringeva. Quello si era incastrato sotto in mezzo e praticamente era sotto circa un po' di più di qua, circa sotto 3,5 metri qua. Quindi con le mani non è che arrivava fuori, arrivava a 1,5 metri. Allora a quel punto lì si trattava o da giù chiamare con gli sci, chiamare il soccorso, forse scogliato. Ma visto che quello era sotto, era ancora abbastanza, era in piedi dentro, allora quello abbiamo fatto. Abbiamo preso la guida alpina, io e un altro mio amico, uno per la gamba destra, l'altro per la gamba sinistra, l'abbiamo calato dentro, quello era sotto qui e l'abbiamo tirato fuori dal ghiacciaio. Questo qua mi ricordo che il suo nome era, si chiamava Del Nero, era un professore di Torino. L'uscito era più bello, non era vero, c'era solo un taglio qua, nel frattempo i bambini sono spaventati, hanno cominciato a correre sul ghiacciaio e quindi
c'è stato un attimo di panico, però tutto sommato è andata bene. Questi sono tre salvataggi che io ho fatto.